Buongiorno a tutti amici di A Tavola con Cinzia. Oggi qua è già tutto pronto, abbiamo ospite Maria Riccia che sta preparando le ultime cose, la vedo che continua a prendere gli ingredienti e le cose, ma nell'attesa vedo un amico, un ospite molto gradito che ci parlerà di una cosa molto particolare, Massimiliano Cavaleri. Ciao, accomodati. Ciao Cinzia. Ciao, ciao. Benvenuto ciao in questa che ormai è la mia cucina. Ti ho portato un omaggio. Un omaggio, questo è un libro che hai scritto tu. Scritto sicuramente, la ricetta del sindaco. La ricetta del sindaco, diciamo che ne avevo già sentito parlare, perché sì, comunque è già un libro che ha riscosso un discreto successo. E come nasce questa idea di questo... Guarda, nasce in realtà non tanto per raccontare la cucina, quanto per raccontare il territorio, perché io ho affidato a 108 sindaci la scelta di 108 ricette tipiche, però in realtà per raccontare tutti i comuni della provincia di Messina. Esatto, che poi il sindaco... spesso noi stessi non conosciamo. Esatto, cioè, i sindaci dei vari territori chiaramente rappresentano il comune, perché sono i primi cittadini di un comune, quindi naturalmente chi meglio per rappresentare per quel comune. Per certificare che quella ricetta è tipica di quella esatto, zona. Che è tipico di quel comune. Poi in realtà comune. Sai, 108 sono tanti, quindi alcune ricette mi sono arrivate ripetute, poi con i sindaci abbiamo concordato di metterne... Non ci meravigliamo altre. Perché comunque la provincia di Messina è una provincia molto estesa, molto grande, altro, questa prova ne sia. Un terzo dei comuni di tutta la Sicilia. Certo, sì, lo so, questo lo sapevo, ero preparata. Sono preparata. Chissà qualche ricetta l'hai fatta anche tu nel... Ma adesso comunque lo sfoglieremo, lo vedremo. Comunque credo che sia una bellissima idea, non soltanto perché vabbè, tutto ciò che riguarda la cucina a me piace, lo trovo molto gradevole, ma anche perché rappresentare il territorio è sempre molto tra l'altro molto... in ogni pagina ho voluto inserire, oltre alla ricetta con preparazione e ingredienti e naturalmente la foto del sindaco con il suo nome, anche una breve excursus culturale sul paese, con un linguaggio molto moderno, molto sintetico, un po' come Facebook, Twitter, cioè in poche righe raccontare quello che è la storia, quali sono le bellezze turistiche del borgo, quindi viene la curiosità. E questa credo sia un'idea bellissima, cioè far conoscere, tutti parlano delle proprie, dei propri comuni, delle proprie, cioè in tutta Italia c'è davvero un'attenzione, viene rivolta elevatissima alla descrizione dei propri comuni, delle... invece la Sicilia... Se pensi, Montalbano ha vinto il borgo più bello d'Italia. Esatto, mentre noi spesso siamo sempre un po' restii a parlare delle nostre magnificenze, delle nostre bellezze, che sono davvero tante, non soltanto paesaggistiche, ma anche umane, cioè le risorse siciliane, sia umane che paesaggistiche, anche le tradizioni, in questo libro si parla anche di qualche tradizione, di qualche sono paese. Sono millenarie, tra l'altro. E tra l'altro, chiaramente poi vedo giusto, tutti... giusto le braciole messinesi, questa è una prefazione. Ne abbiamo parlato, dell'ordine dei medici, braciolette, chiaramente le prefazioni hanno le ricette più tipiche. Poi c'è la prefazione di Maria Grazia Cucinotte, sono i paccheri con involtini alla norma, un piatto buonissimo che lei fa spesso a casa. Apriamo sua a caso, per esempio, sì, ecco, Maria Grazia Cucinotte tra l'altro è sempre presente, devo dire, quando si è tratta di presente, sponsorizzare. Sì. Devo dire, è molto sensibile, poi lei è veramente una cuoca, a parte molto appassionata di cucina. Brava, quindi oltre che bella, brava, si dedica anche alla cucina. Qua leggo ad esempio la cotognata, che è un'altra questa nostra è tipica ricetta fatta con le mele. Questa me l'hanno fatta anche assaggiare, perché con la scusa ho visitato un po' la provincia. Quindi tu fai un po' come nel film, quello là, Benvenuti al Sud, qual era? Che esatto, praticamente man mano che va nelle varie case gli offrono il caffè corretto, poi esce ho fatto un po' ubriaco. Non sono riuscito ad andare in tutti i 108 comuni, esatto, che sono rappresentati nel libro, ovviamente senza privilegiare nessuno, in ordine alfabetico. Quindi ecco, giusto. È anche un ripasso geografico, chiamiamolo così, del territorio, da Acquedolci che è il primo, a Villa Franca di Rena che è ecco. Tu stai parlando tra l'altro alla Camera, alla di Antenna del Mediterraneo, come ovviamente sai, che è una, tantissime sì, che è una emittente televisiva seguita chiaramente non soltanto a Messina e provincia, ma è seguita a Palermo, a Vittoria, a Ragusa, veramente. E questo è ancora più importante in tanti infatti comuni, quindi... il libro io cerco di presentarlo soprattutto fuori dal territorio messinese, perché allora, in fondo quale... a Messina conosciamo le ricette di certo, fuori magari le conosco di meno, quindi quale occasione è stata Sanremo, e questo lo sapevo, quindi quale occasione migliore comunque per far conoscere il libro anche in Sicilia, se non Antenna del Mediterraneo. Io ho visto posti, non so se qua per esempio c'è Marzamemio, quelle zone, no, perché è provincia no, di Messina, provincia no, di scusa, Messina. Ho detto il prossimo ho sbagliato. Libro. Lo facciamo prossimo insieme, libro. Facciamo Sicilia. Ma volentieri, allora ci impegniamo a fare un libro insieme di ricette no? Siciliane, non solo, perché no? Potrei elencarvele tutti, ma chiaramente sono 100. Un programma solo esatto, sono 108. In ogni caso questo è il libro di Massimiliano, io ti ringrazio per essere... Grazie a te, grazie a voi, complimenti. Per essere venuto, noi grazie. Aspettiamo la seconda edizione di questo programma. Ma vedremo, vedremo, questo dipende anche se... Nella seconda verrò a cucinare qualcosa. Assolutamente, allora ti aspetto con il secondo libro oppure con la stesura, l'inizio del secondo libro che faremo magari, insieme. Magari sì. Esatto, e con una ricetta tua particolare. Va bene. Grazie. Grazie e buona grazie cucina. Massimiliano.
Stefano, grazie, questo è tuo. Grazie a tutti, ciao. Ah, pensavo lo lasciassi a me. No, lo lascio qui, certo. No, vabbè, è stata forzata questa cosa, grazie. Cambio della guardia, Massimiliano Cavaleri va via, entra la nostra ospite che aveva già preparato tutto, Maria. Oh, no, mai, non è buongiorno. Cioè, sei un ospite come sono ospite, io che ciao. Ospito. Ciao. Ormai lei è proprio di casa. Cetti, vabbè, Cetti, padrona di casa. Prego. Io ho approfittato per assaggiare qualcosa. Cetti, il momento per mangiare lo trovo sempre, dico giorno e notte. Benissimo, che cosa prepariamo oggi? Allora, oggi prepariamo una cosa veloce da poter portare in tavola per gli aperitivi, un po' perfetto. Di robina finger food. Allora, è un piatto libanese, è una cremina di ceci che prende il nome di hummus. Hummus, ricordiamo che la cucina di Maria è sempre una cucina vegana, quindi chi sposa questa filosofia, che ormai devo dire veramente prende sempre più piede, è molto molto apprezzata e molto ricercata, quindi Maria ormai si è diventata un mito tra l'altro attraverso le telecamere di Antenna del Mediterraneo. Esatto, sono poi molto contenta di poter portare queste ricette tra virgolette strane che poi di strano non hanno nulla, perché utilizziamo nulla. Degli ingredienti comunque comuni. Vengono sostituiti alcuni ingredienti praticamente nella cucina normale si utilizza per chi è carnivoro, vengono sostituiti da elementi appunto adatti ai vegani. Okay, e quindi cominciamo? Prodotti della terra, cominciamo. Allora, praticamente per fare l'hummus abbiamo bisogno di ceci precotti, quindi o già cotti il giorno prima, la sera prima, oppure comodamente da usare quelli in scatola. Noi lo faremo di tre colori, quindi tre varianti, perché l'hummus tradizionale è fatto con appunto ceci, aglio, limone e tahina, è praticamente una salsina di sesamo, quindi che si trova nelle drogherie. Che serve? Cioè al posto della maionese? No, è per dare un sapore un po' più diciamo consistente. E lega. Poi abbiamo detto lo faremo di tre colori, quindi una versione la faremo tradizionale, una versione al pesto, quindi sarà colorata di verde, e una versione sarà colorata di fucsia. Ah, bene, quindi estivissima. In onore al mio logo. Esatto. Di Subversivo. Al logo di Subversivo. Allora, cominciamo. Allora. Io ho portato un mini pimer per frullare. Ma è tutto mini, vorrei dirvi. Il mini liner, il mini taglierino, cioè non ha considerato la mia pancia. Meglio così, perché la ragazza sta veramente allora, esagerando. Un cucchiaio forse non ce l'ho. Cucchiaio. No, ce l'abbiamo il cucchiaio, se vuoi un cucchiaio. Il nostro servizio. Ah, ecco, perfetto. No, abbiamo così cominciamo tutto. A frullare i ceci. Dimentichiamo che Maria era quella dell'ok. È vero. A ripetizione. E il bello è che guardandomi penso, non devo dire mai più ok, non lo devo dire mai più. Ma questo lo facciamo tutti, quando poi ci si riguarda, lo pensate, ma perché ho ripetuto sempre quella cosa piuttosto che quell'altro? Ma poi purtroppo diventano... Ok, cominciamo a frullare. Ok. Via. Pronti, partenza? Vai, scusate un attimo. Pronti, partenza? Via. Via. Va. Ok. Ok. Basta. Senti, se mi dai un goccino d'olio, subito. Così lo facciamo amalgamare un po' con l'olio. Non lo facciamo più neanche notare. Quindi tu la tahina neanche l'hai mai provata, Cinzia, vero? La tahina no. La tahina? No, la tahina mi manca. Ma d'ora in avanti comprerò anche la tahina. Vediamo se siano frullati bene. Senti, mi va, porti quel vassoietto bianco, quella ciotolona bianca, l'ho lasciata laggiù. Okay. Bianca, trasparente. Trasparente, sì, scusa, quella trasparente. Bisogna essere precisi con Cetti, perché Cetti ci tiene alla precisione. Qui. Questo non è bianco, ha ragione. Cetti, quando è tua, è tua. Hai ragione. Ok. No, viene sempre rimproverata, sempre fanno sempre degli appunti. Io sono precisa. Non è bianca. No. Versiamo i nostri ceci. Io direi di... Ma senti, quindi questa tahina è libanese? Sì. Allora, mettiamo un altro po' di ceci, così facciamo un po' di hummus abbondante, lo mangeremo più tardino, quindi Io vi ricordo, questa è l'ultima settimana di registrazione di questa nostra trasmissione. Alzo la voce così non viene offuscata dal mini pinner. Non è finita qui, dico, potrebbe essere una minaccia, spero che non lo sia. No, per voi che ci seguite dall'antenna del Mediterraneo, da Sicilia, quasi a mezza Sicilia, scrivete, mandate le vostre ricette, quelle che più vi caratterizzano, quelle che più esprimono carattere, non devono essere particolari, semplici, le semplici ricette che semplicemente vi
contraddistinguono, vi caratterizzano, se potete anche con le foto, sulla nostra pagina Facebook A Tavola con Cinzia, verranno via via selezionate. Interrompo un attimino, Lori. Dai. E forse ho dimenticato una cosa di dire nella puntata precedente, cioè quella che è andata in ordine non da ieri, lo dico oggi. Non solo verranno selezionate e poi ci sarà, spero, una gradita sorpresa per chi vincerà. Come si vince? Con i like. Ci sarà una sorta di guerra, tra una virgolette. Gara, una vera e propria esatto, gara. Esatto, si chiamano guerre di like. Sì. Quindi la ricetta che avrà più like, verrà pubblicata, avrà poi a fine settimana, a fine due settimane, non lo so esattamente, adesso poi vedremo e vedrete, vincerà, ci sarà una sorpresa, un premio. Ma io posso partecipare pure. Assolutamente sì. Vinco certo, io. No, e poi soprattutto a parte non sarà raccomandata. Scusa un attimo, vi interrompo, faccio un po' di rumore. Vai. Io qui sto filando, tranquillo. A parte mandare le foto, dovete, vi lascio anche il mio indirizzo di casa e mandare un assaggio, perché io assaggerò tutte le. Quindi accetti gli assaggi, invece sulla pagina di Facebook A Tavola con Cinzia, cliccate mi piace alla pagina, così potete accedere a tutto il materiale che viene giornalmente pubblicato e al tempo stesso praticamente se la ricetta più cliccata, la foto più cliccata, quindi questa gara di like, avrà una sorpresa, mi bellissima, auguro. Torno bellissima a dire. Questa cosa. Un'idea carina, sì, ci ho pensato stanotte. E ne approfittiamo anche per ringraziare già tutti i like, quindi tutte le persone che hanno accordato a te, a noi, a tutti la loro fiducia. Esatto. Qui non mi seguo più nessuno però. Chiedo venia a Maria Riccia. Proseguiamo. Allora, ho frullato tutti i ceci. Okay. Adesso facciamo intanto un hummus generale, quindi aggiungiamo un po' di succo di limone che ho già premuto prima, diciamo per 400 grammi di ceci già lessati, un limone, il succo di un limone intero, quindi mettiamo un po' di succo di questo limone, perfetto, non ho detto ok, avete visto? Wow, sì. Facciamo dei progressi. Poi ci serve un guarda, po' lì di... c'è la telecamera, se tu riesci a fare un passo, diciamo tutto in diretta, ecco a qua. Destra, ci sta sempre bene. Allora, ti senti, pepe nero, se ce l'avrete, forse lo porto ormai io. Mi ha preso per la sua assistente personale. Questo è coriandolo, scusate. Oggi c'è di coriandolo. Questa confusione di questa settimana, secondo me, è data un po' dall'emozione che stiamo finendo. È vero, assolutamente. Un po' dal volere fare tanto e concentrarlo in pochi minuti, in pochi giorni, in poche ore. Mescoliamo, poi aggiungiamo uno spicchio di aglio. Ce l'hai? Sì. Eccolo. Pensavo fosse in frigo. A casa di Cetti di sicuro lo trovereste in frigo. Nelle case normali, nei contenitori, nei portaaglio. Allora, uno spicchio di aglio. Uno spicchio di aglio. Uno spicchietto, perché tutto è proporzionato al taglierino. Oggi dimensioni piccole. In realtà io sono distratta da due bellissimi orecchini in questo momento, per esempio. Meravigliosi. Devo dire, la gioia. Io direi, lo frulliamo così. Ha colpito ancora? Sì. Un altro colpo di frullatore, ragazze. Vai. Sì. Ora Maria, ma non stiamo calcolando. Ma lei fa tutto da oggi il mio migliore amico è il frullatore. Esatto. Il mio migliore amico. Dai. Dedichiamoci a Maria Riccia, subversiva, ora così diciamo pure subversiva, catering vegano, diciamo tutto in una volta, così forchetta da Riccia, tutto. Ci riprendiamo. Allora, vai. Scusi. Prego, vai. Soprattutto la nostra grafica, no? Ti vale poco. E non adesso... solo la nostra, perché poi io per puro caso ho scoperto che la grafica anche di Bracciolina, che è un nostro sponsor. Vai. Messina è piccola o è grande, non lo so, dipende dai punti di vista. Cosa manca? La tahina. La famosissima tahina. Basta, concentriamo che i minuti qua stanno passando. È ancora un po' chiusa. Ce li ha fregati Massimiliano Cavaleri. Dico, per carità, andiamo avanti. È ancora chiusa, quindi un bel colpo di coltello. Ma a cosa assomiglia? Sesamo. Do you know sesamo? Do you know sesamo? Quello che si mette anche sul pane. Esatto. Ah, sì, ha una vaga idea. Che ha un nome bellissimo, secondo me, in dialetto. Che deriva dall'arabo, scoperto. Ah, quindi. Io forse lo so. La cicciulena. Che deriva dalla parola araba giugiulena. Allora. Adesso studiavo la ragazza. Due, quattro cucchiaini. Tre. Ascoltiamo Maria. E quattro. Soprattutto guardiamo Maria. E questo, la giugiulena è stata messa. È la nostra base di hummus. Ok. Io ho portato, ok, questo bellissimo tris, così cominciamo a mettere. Vuoi che aiuto mentre tu prepari l'altro? No. Sì, perché? Dai, aiutami. Beh. Così taglio la che rava. Devo fare? Metti il cucchiaio, che fine ha fatto il cucchiaio? Vabbè, me lo devo mettere in uno, ecco, in tutte e due. No, in uno solo. In uno solo.
usi il proprio ti ha contagiata completamente, usi il cucchiaino. Non solo tu sei riuscita a contagiarmi al punto che non riesco neanche a dire due parole. Ha un sapore un po' strano, perché comunque è sempre un tubero, quindi sa un po' di, diciamo, di terra, come la patata. Certo. Mettiamocela tutta, così viene bella. Diciamo che la patata dire. Penso che non ci sia persona al mondo che non ne conosca, esatto. Che non ne conosca il sapore. Vabbè, cioè ti cosa ti ha fatto il riso? Cioè, si accomoda. Stiamo 5 minuti di patate e tubero. Perché si deve riprendere. Dai, tranquilla. Torna in te. L'emozione delle ultime puntate. Torna in te, Cetti, quando puoi, fra 5-10 minuti, ma torna in te. Un altro po' d'olio, questo lo devo mettere qua. E così ti, no, più che altro perché così si distrae, cioè, e non pensa alla patata. Alla patata. Quindi sono loro che ti piacciono fritte, vero? Assolutamente. Non ce l'abbiamo. Figlia bella, non abbiamo patate da friggere. Okay. Benissimo, abbiamo anche questa bellissima crema. E questa la mettiamo qua? Sì, questa la mettiamo qua assieme all'altro hummus. Un altro visto cucchiaio? Ne abbiamo anche un servizio intero. Vuoi proprio il cucchiaio? No, metti un po' di hummus qua, così la... Ci stiamo confondendo. Sì. La base? Sì, sì. Facciamo un letto di hummus. E poi l'amalgamiamo, comunque deve essere amalgamata. Facendo un lavoro inutile. Allora... Io ho messo un letto, non è un letto. No, deve essere amalgamata. È un miscuglio. Esatto, ecco. Cioè la stessa preparazione di prima, sì, con l'aggiunta della rapa. Forse dobbiamo amalgamarla. Allora, se tu vuoi passare all'altra, io questo lavoro lo finisco io. Bene, se ti fa piacere. Okay. No, l'altra semplicemente, io ho preso un po' di pesto, quindi sì. Facciamo una, dammi la ciotola, con l'hummus, dammi un altro cucchiaio, abbiamo sporcato 10.000 cucchiai. Alle volte le ricette più veloci, quelle a crudo, eccetera, ti fanno sporcare tutta la cucina più... Guarda, io voglio fare una serve cosa. Serve ancora rapa? Ma io voglio fare una cosa, mentre la riccia non vede, io metto qua una... Un pezzettino di rapa. Un pezzettino di rapa che per sbaglio è rimasto. E questo qua invece lo mettiamo prendiamo un altro cucchiaino, con un cucchiaino di basilico. Piccolo cucchiaino. Stiamo utilizzando tutto il servizio, non l'abbiamo mai utilizzato in un'unica puntata. Allora, con un po' di pesto e diventerà verde, quindi abbiamo giallo, rosso e verde. Ecco, lo dobbiamo mescolare. Sì, sì, esatto. Ma che carino questo lavoro. Il pesto l'hai fatto tu in casa? Sì, si vede. Sì, si vede. C'è pure la riscaldata. È genuino, no, biologico. In realtà ti dico questo, è un pesto che comunque è difficile trovare il pesto senza parmigiano al supermercato, perché il pesto è il parmigiano. Certo, questo è fatto con le vegano. Mandorle, è vegano, senza parmigiano, quindi. Ah, con le mandorle. Prima. Mandorle invece dei piroli, allora se ho tempo lo faccio io a casa, però. Voi parlate, io mi sto divertendo a fare qua questo miscuglio. A finire la ricetta. Allora, adesso io decorerei un pochettino, quindi ho portato del basilico. Dai, io continuo a fare. Tu pensare al decoro, sì. Io mi sto divertendo perché a me le cose fatte con la sciata. Questo non è basilico. Questo è prezzemolo, sì, ecco. Lo mettiamo qui, dai. Ah, belline siete. Mi ha parlato un'altra che non conosce le erbe. Quelle le... Ah, bellissima. A me è servita la scuola di scienze. Sì, non ci credo mai tanto perché farei un esame per fare vedere che il timo ancora sta mettiamo per riconoscerlo. Mettiamo sempre un po' di coriandolo. Il coriandolo lo conosci, Chatti? Sì, non quello di Carnevale. Mio figlio, l'ho comprato, esatto. Ancora forse ne ho in borsa. E neanche quello che diceva nella trasmissione, quel carissimo amico che diceva: allora bambini, prendete le tende della mamma, fatele tutti ai pezzettini e avete pronti i vostri coriandoli. E un po' di peperoncino in quello con le rape. Molto carino. E voilà, adesso se abbiamo dei crostini possiamo pure mangiarli. Dove sono i crostini? Allora, ne avevo portati, non so da dove. Allora, cerchiamo di fare un poco di ordine, sì, facciamo un po' per fare, per dare la possibilità anche alla telecamera di riprendere questo piatto così carino. No, ti voglio bene, guarda. Sì. No, io se non te la farei assaggiare veramente la ricetta. Io voglio assaggiare la ricetta perché essendo vegano e tutti dubitano i gusti dei sapori vegani, io assaggio la ricetta perché a me questo vegano mi piace. Prova questo tradizionale intanto. Non, io devo dirti, sono carnivora, quindi non smetterò di esserlo, però vegano mi piace molto. Questo è i ceci. I ceci, un mousse tradizionale, poi quello col basilico e quello alle rape. No, io assaggerò quello. Com'è? Al basilico, verde. Perfetto, anche dosato il limone perché si sente appena. Noi finiamo di assaggiare la crema confusione. Grazie Maria. Buon appetito, grazie. L'ultima grazie puntata che ci vedremo. Spero chissà di tornare il prossimo anno. Maria subversiva, vegana, una donna assolutamente attiva, in gamba, capace, perché si può veramente fare tanto. Soprattutto un'amica. Con la buona volontà, la grinta, la passione si fa tantissimo. Grazie ragazzi. Brava Maria, alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao.